E Tomas, con questo vento e queste onde, si sta per lanciare nell'Oceano Pacifico. Io lo invidio perché non sono così coraggiosa. Ma sto spuntando un po' di sole finalmente. La spiaggia è bellissima, ricorda molto quelle di Baywatch. Che pazzo! Io invece sono qua a morire di freddo, letteralmente, con questo giacca che vi giuro non è abbastanza. E si sta buttando davvero, oddio, non ci posso credere. Allora, com'è stato sto bagno nell'Oceano Pacifico? Beh, unico. Ah, io ho messo solo i piedi, non sono stata per niente coraggiosa, quindi sono solo entrata e ho tipo immerso i piedi fino alle caviglie e questo è quanto. Le onde sono molto alte. Sono molto alte. Mamma mia! Già un po' quando ti prende bene. Sono andato proprio tanto avanti, mi sono fatto prendere anch'io. Ho visto, infatti ero proprio la testa e i piedi in acqua. Che pazzo! Bravo pupetto! Ben fatta! Prima di sposarti hai fatto il bagno nell'Oceano Pacifico. Questo volevo sempre farlo. E adesso l'hai fatto. Sono venuto a farlo. L'hai fatta. Ho ordinato il servizio in camera ed ho preso la pasta al pomodoro, lo so, sono troppo italiana anche all'estero. E poi la cheesecake, che spero di dividere con Tomas. E Tomas invece ha un sacco di sushi che è avanzato dal pranzo. Mi dispiace che non hai preso niente anche tu, pupetto. Io ho ancora dei resti del pranzo. Dei resti del pranzo. Sì, ho capito, però potevi ordinare qualcosa e quello lo mangiavi domani. E stiamo guardando Beverly Hills. Ah, non siamo più a Beverly Hills, però non guardiamo più Beverly Hills da Beverly Hills. Siamo in macchina, stiamo andando verso Hollywood, andiamo a farci una camminata turistica sulla Walk of Fame, dove ci sono tutte le stelle per terra, perché le abbiamo viste, ma non abbiamo girato tantissimo, quindi oggi vogliamo fare un giretto un pochino più ampio in quella zona. Poi ho visto che c'è un ristorante carino dove si mangia pesce, ma tipo all'americana, quindi vorrei andare là, anche se Tomas dice che non ha fame. Quindi dice che non mangiamo nulla. Faremo vedere. E poi andiamo alla famosa casa di Stallone e ci apposteremo davanti. E io sono terrorizzata perché secondo me ci saranno tipo guardie del corpo che ci lanceranno fuori a calci. Però noi ci apposteremo là e vedremo cosa succederà. Tra l'altro, altra cosa che è successa in realtà e che mi sta facendo preoccupare non poco è che oggi ho ricevuto, noi voliamo con KLM. E domani pomeriggio, sera, abbiamo il volo da Los Angeles ad Amsterdam e poi Amsterdam, Venezia, appunto un paio di giorni dopo volevamo fare il weekend ad Amsterdam e mi è arrivata un'email che dice che il nostro volo è stato cancellato, che adesso o ci prenotano un altro volo oppure ci pagano una notte in hotel ulteriore qua a Los Angeles, che non è male, però io volevo passare il weekend ad Amsterdam. Adesso non so più cosa fare e infatti ho scritto anche a Demesa che adesso non so più se riusciremo a partire oppure no e sto aspettando che KLM mi risponda, però non mi era mai successo e anche questo mi fa preoccupare perché dico, cioè io con le mie paure del volo, però dico se hanno cancellato il volo chissà che cosa sta succedendo della serie attentati, roba, cioè insomma, e quindi adesso ho un po' di panico e non so se riusciremo a partire oppure no, sto aspettando una mail da KLM, vedremo. È arrivato il nostro ordine in questo ristorante, molto carino, tutto pesce in tema. Che cosa c'è, pupetto? Tomas si sta preoccupando che si macchierà un sacco. Sì. Siamo sulla Hollywood Walk of Fame e lì vedete c'è la stella di Trump, solo che è tutta sporca e ci buttano i mozziconi di sigaretta perché tipo non lo possono vedere e quindi mi sembrava stranissimo perché è l'unica ad essere così sporca, non è un caso, e tutti però la fotografano anche se è così sporca. Comunque qui ci sono alcuni negozi e lì c'è Kinko, tra l'altro non sapevo che ci fosse anche negli Stati Uniti. Comunque Hollywood è sempre strapiena di gente. Ci racconti dove siamo? So now here no. Sì? Ok, lo rifacciamo, vai. Ok. So we are in front of the house of Sylvester Stallone. Yes.
non si vede niente. Questa è la casa di Sylvester Stallone, ragazzi. C'è praticamente solo siepe. Sì, solo siepe. E tra l'altro... E molta protezione. Sì, vediamo. C'è scritto ovunque More Protection. E davanti alla... Andiamo davanti alla porta, ti prego. Non andiamo ancora qua. C'è scritto... Ah, vuoi vedere qua? C'è scritto che tipo è armato. Cioè tipo... Siamo armati, tipo... Io non mi avvicinerei neve. Troppo. Neve? Cos'è sta roba? Che stranezza è? Mio Dio. Tipo... Oh mio Dio, ma è tipo... è schiuma? Non voglio sapere che cosa fa Sylvester Stallone. No, questa è già un'altra casa, sai? Questa è già un'altra casa, perché qui si entra per... ma c'è un muro, non si... Questa è proprio la casa sua. Questa è proprio casa sua. Non si vede assolutamente niente. Cioè, vedi, da qua non si vede niente. Sì. A parte che questa è tutta un'area in cui ci sono solo case bellissime. E tipo, ho il segno degli occhiali terribile. Tipo l'autista che ci ha portato qui diceva che conosce Will Smith, cioè che l'ha visto diverse volte. È assurdo, perché qui tutti hanno visto qualche star di Hollywood. E io volevo vedere se avesse e ci ha detto, e ci ha detto che tipo in questa zona abitano solo celebrities, solo star del cinema, della televisione, star insomma del mondo della musica. E questa è appunto la casa di Sylvester Stallone. E c'è scritto, sì, qui effettivamente c'è scritto Protection by Prime Alert Security Services. E sotto Armed Response. Tipo siamo armati. Quindi io te lo dico, io lì non ci vado. Se poi tu vuoi. E la zona qua si chiama Capri. Ah, sì, ho capito, però vedi, secondo me anche questo sasso, tu vedi questo sasso? Io sono convinta che questo sasso sia finto e dentro ci sia una telecamera, perché sembra proprio finto, cioè è messo là così. O c'è una videocamera, o c'è una pistola che... Guarda qua la casa. Si vede? Guarda che qua chiameranno la polizia, perché noi siamo in mezzo alla strada che filmiamo la casa di Sylvester Stallone. Non è normale sta cosa qua. Secondo me chiameranno la polizia. Beh, guarda, il balcone si vede, se sei fortunato lo vedi. Però è tutto chiuso, secondo me non c'è nessuno in casa. Vedi? Ragazzi, quella è la casa di Sylvester Stallone. Solo che non c'è niente. Facciamo il giro, vieni. Io proverei a suonare. No, io non ti conosco. No, io non ti conosco. Io me ne vado. No, ti dico non farlo. Credimi che non è una buona idea. Perché se tutti i suoi fan dovessero suonare il suo campanello, lui non vivrebbe più. Fidati che non è una buona idea, ragazzi, diteglielo anche voi. Vi aggiorno anche sulla situation volo, perché mi hanno scritto da KLM e anche da Too Faced che ci hanno cancellato quel volo lì, ma ce ne hanno prenotato un altro che va sempre a Venezia, però passa per Parigi, quindi... però è un po' anticipato purtroppo. Dovevamo avere tutta la giornata qui, domani andare da Too Faced. Adesso non ci andiamo più, non so come fare a questo punto, perché tutto quello che dovevamo fare lo dovevamo fare domani. Tra l'altro non vedremo De Melza, che è la cosa che più mi dispiace, perché facciamo scalo a Parigi, non ad Amsterdam. Quindi io mi sono portata anche un sacco di roba che dovevo portarle e purtroppo è andata così. Quindi, però almeno torniamo a casa, questo siamo tranquilli. Non c'è nessuno, l'unica cosa che c'è sono le telecamere e gli allarmi. Però questa è casa sua, almeno hai visto casa sua. Piazziamoci qua, se esce lo vediamo. È l'unica cosa che... È l'unica cosa che possiamo fare, è piazzarci qua e se esce lo vediamo. Che cosa vuoi fare? Sì, le finestre sono chiuse. Le tapparelle sono tutte chiuse. Può essere che non ci sia, magari è via, magari è in vacanza. Boh. Bella casa comunque, eh? Beh, ha una bellissima casa. Anzi, belle case. Sì, ce ne sono due, sei sicuro che sono collegate comunque? Come sì. Comunque questa è una zona stupenda. Io non ci posso credere, ma Tomas sta andando a suonare. Cioè, io non ho parole, vi giuro. Io non ho parole. Secondo me ti sparano come minimo. Non c'è il campanello? Secondo me è davvero casa sua, perché se non ha un campanello può pure darsi che sia la casa giusta. Almeno questo era l'indirizzo che abbiamo trovato su internet. Con tutti questi cartelli di occhio siamo armati, security,
secondo me abbiamo azzeccato casa. Guarda, lui ha... comunque abbiamo visto le videocamere tutto attorno, quindi se guarda le videocamere ci vede. Raccontaci questa esperienza. Questa esperienza, intanto non abbiamo visto niente o nessuno. Però la casa l'hai vista? No, niente, infatti la casa abbiamo vista, cioè okay. La casa, il tetto. Abbiamo visto anzi, anche il tetto, i tetti delle abbiamo case. Visto anche che c'era qualcuno perché c'era la luce accesa. Cioè, ho visto una luce, magari tengono aperto per i tengono acceso per i ladri. Le luci per i ladri. Giusto, come noi. Che si aggirano in modo sospetto. Io ho sperato di vederlo, ma niente. Non c'era la possibilità. No, voi dovete sapere che ad un certo punto Tomas si è messo a gridare: Sly, sono qui per te. Parlavo in inglese. Sì, sì, in inglese ovviamente, però. E diceva: sono venuto solo per te dall'Italia. Che bugiardo. Sono venuto solo per te dall'Italia. Sly, voglio salutarti. Sly, sono venuto solo per te dall'Italia. Voglio salutarti, aprimi. Ma non c'è stata risposta. Comunque non ho gridato queste cose, non ho gridato. Solo parlato con lei. Dai, non ho gridato, dai. Hai parlato un po' più forte perché ti sentisse, dai, non hai gridato. Però non è andata a buon fine questa nostra spedizione alla ricerca di Stallone. Sai cosa faremo? Secondo me ha più senso che la prossima volta che veniamo a Los Angeles andiamo a cercarci i suoi posti preferiti e tipo ci piazziamo tutto il giorno nel suo ristorante preferito di sabato, sperando che lui ci vada. Però devi capire che il tipo ha 70 anni, cioè quindi non è che secondo me gliene frega tanto di girare per locali, cioè ha una famiglia, figli, nipoti e se ne starà a casa ad allenarsi, non lo so. Ma non so la sera lì. Ma non lo so cosa fa, forse si guarderà i suoi film, non so, guarderà Rambo. Comunque Tomas ha detto forse esce di casa e adesso lo becchiamo che va a comprarsi. E gli faccio: e cosa va a comprare? Tomas mi fa: va al supermercato, forse adesso lo becchiamo. E faccio: e cosa va a comprare al supermercato? Tomas ha detto il Dick Sam perché ha le mutande puzzolenti. Poi va a comprarsi il vicinet perché anche i vici sono puzzolenti. Poi va a comprarsi le pastine per il dopo cena, i popcorn, prosciutto e formaggio. Questa dovete sapere è la spesa di Sylvester Stallone. Questi sono vaneggiamenti di due pazzi che non hanno concluso niente, mi dispiace. Intanto hai visto casa sua però? Sì, questo sì. Questo non posso. Non tutti possono dire di aver visto casa di Stallone ed esserci stati. Cosa vuoi dire adesso? Cosa vuoi dire? Beh, diciamo che quello che è importante è che noi siamo arrivati lì, gli abbiamo detto che siamo amici dall'Italia. Sì. Perché lui è lo Stallone italiano. Certo. Sì. Tra l'altro ci hanno detto che faceva film porno prima di diventare attore, ma questo è un altro discorso. Non voglio addentrarmi in questi argomenti. Non l'abbiamo mai visto comunque. No, però. Comunque. Questa comunque volevo farvi vedere che oggi per la prima volta ho messo la mia nuova Chanel che avete visto nell'ultimo video haul, che appunto sembrava più marrone nel video, in realtà ripeto è tipo un beige, loro lo chiamano beige scuro, è tipo un nude freddo, non so come descriverla, ma è bellissima. Anche a Tomas piace molto la borsetta. Sì, molto bella, vero? È molto bella, sì. Sono contenta perché Tomas piace che il colore è veramente bello. Mi fa sempre i complimenti per tutte le cose che prendo e se mi stanno bene. Sì, bello. Mm-hmm. Ho le mani ghiacciate, fa veramente freddo qua. Bollenti come al solito, neanche a dirlo. Lui è la mia stufetta personale. Sei la mia stufetta personale? Sì, patatona. Oggi mancano 10 giorni al nostro matrimonio. Eravamo veramente veramente distrutti e adesso questo è l'ultimo giorno, praticamente oggi dobbiamo ripartire. È stranissimo perché il volo che ci hanno cancellato lo hanno rimpiazzato con un altro che va a Parigi, ma la cosa strana è che, cioè la cosa strana, boh, questo volo parte molto prima, dovevamo avere una giornata piena qua a Los Angeles, invece adesso praticamente ora di pranzo dobbiamo partire. Il fatto è che oggi dovevo avere tutta la giornata da Too Faced
E adesso mi sono sentita con la tipa di Too Faced, perché io ci volevo andare comunque magari un'ora, e lei mi fa: no, guarda che non riusciamo a fare niente, purtroppo devi andare già tra poco in aeroporto, quindi non riusciamo a fare niente. Ed è stranissimo perché, cioè, io sono venuta qua per loro, però alla fin fine non ho fatto niente per loro. Adesso non ho ben capito se mi fanno tornare a gennaio o no, non so, non ho ben capito. E tutta la cosa è tragicomica veramente. Ovviamente ci siamo goduti queste giornate a Los Angeles eccetera, però è assurdo perché oggi dovevo aver, cioè mi aspettavo che rimandassero tutto magari a domani, cioè che rimandassero il nostro volo a domani, e quindi di fare tutto oggi, perché cioè conveniva farci stare una giornata in più, ma almeno facevo quello che dovevo fare da loro. Invece così non faccio proprio niente, il che è assurdo, veramente assurdo. Quindi non so, cioè, ripeto, ce la siamo goduta, però mi dispiace, nel senso che non vedevo l'ora di andare da loro oggi. Comunque è andata così, è veramente assurdo il tutto. Adesso siamo nel nostro hotel, sempre a Newport, stiamo per fare colazione. Qui ti portano sempre prima da bere e poi finché aspetti che ti arrivi da mangiare, praticamente sei raffreddata, la cioccolata, il caffè o quello che è. Quindi Tomas non è molto contento di ciò. Quindi adesso facciamo colazione, poi andiamo a farci un giro qui per Newport, un po' di shopping, vediamo un po'. Ultimi attimi in questo bellissimo hotel, ultimi attimi con la vista sull'Oceano Pacifico. Eccolo lì l'oceano. E questa è Newport. Abbiamo già svuotato la stanza, qui ci sono le valigie pronte. Spero che abbiamo preso tutto. Ho sempre paura di dimenticare qualcosa, ma sembra di sì, devo ricordarmi la giacca. E questo è quanto, direi che abbiamo preso tutto. Ah, mi dispiace un sacco lasciare questa stanza perché è bellissima. Purtroppo ce ne stiamo già tornando verso l'aeroporto perché c'è sempre molto traffico qui e ci siamo resi conto che era già un po' troppo tardi per andare al Fashion Center. Volevamo andare al centro commerciale, ma per non rischiare, anche se alla fine il nostro volo è ritardato, quindi probabilmente ci perderemo un po' in aeroporto, ma piuttosto se dobbiamo fare shopping lo facciamo in aeroporto quando siamo tranquilli. Abbiamo già fatto il check-in, direi. Che oggi Tomas è silenzioso, adesso lo sforzo e lo obbligo a dire qualcosa. Raccontaci qualcosa. Allora, ci racconti? Oggi bel tempo. Grazie. Vabbè. Sì, pensavo che si vedesse, però grazie per averlo puntualizzato. Ecco, abbiamo fatto tutto molto con calma, nel senso ci siamo svegliati, siamo preparati, siamo andati a fare colazione, molto in tranquillità il tutto. Molto easy. Sì, molto easy, sì. Siamo in aeroporto e ci hanno dato i biglietti. Il problema è che ci hanno messo tipo in stand-by e questo significa che non sanno se sul volo c'è spazio per noi o no. Siccome in Europa sembra che ci sia brutto tempo, nebbie, quindi hanno cancellato diversi voli, stanno mettendo tutti i passeggeri dei voli cancellati, tipo noi, su questo volo per Parigi. Il fatto è che tipo questo volo è praticamente pieno e non sanno se ci stiamo tutti sostanzialmente. Quindi noi abbiamo fatto il check-in, abbiamo aspettato il boarding che è qua adesso, e ancora però non sanno se, se possiamo imbarcarci oppure no. Può essere pure che restiamo qua a dormire una notte, può essere pure che ci danno un altro volo, oppure oppure non torniamo più a casa, non lo so. Io sto ancora sperando che ci sia un volo per Amsterdam, che prendiamo quello, così vedo The Medes. Ci hanno detto che dobbiamo aspettare un general announcement. Ma ci mandano dei baci, ne aspettiamo. Stiamo finalmente imbarcando, anche se alla fin fine sembra che non possiamo stare seduti assieme, cosa che mi fa imbestialire, perché se è un'ora di volo capisco, però 10 ore per uno come me che comunque ha paura di volare non è proprio il massimo. Quindi abbiamo dovuto lamentarci perché ci hanno messo addirittura in 2 cabine differenti e quindi ci siamo tipo lamentati. Ci hanno dato 72, non so se si vede, 72E e 73E, quindi siamo, io sono dietro di te, mi ha detto, tu sei davanti, io sono dietro, quindi basta che chiediamo a qualcuno di spostarsi e ci mettiamo insieme, sperando che, perché mi è capitato anche di chiedere e la gente ti risponde di no, perché magari uno si è scelto il posto corridoio, l'altro voleva il posto vicino all'altro oppure vicino al finestrino, quindi non è detto, speriamo bene, incrociamo le dita. Ok, alla fine ci hanno fatto sedere, ma come dicevo prima,
prima noi eravamo seduti vicino, tutti i passeggeri si sono rifiutati di spostarsi e io ho cercato di spiegar loro che, cioè, io ho paura di volare, specialmente il decollo, ma comunque un volo di oltre 10 ore io da sola non me lo voglio fare, nel senso che poi siamo in business, quindi tanto più che i biglietti in business sicuramente non te li regalano, quindi così come gli altri hanno il diritto di stare tutti assieme, ce l'abbiamo anche noi. Calcolando il fatto poi che ci hanno cancellato il volo, ci hanno tolto una giornata intera a Los Angeles, mi hanno tolto il weekend ad Amsterdam, non mi sto lamentando, però è un dato di fatto. E quindi già non eravamo contentissimi, in più devo anche star seduta da sola 10 ore, no. E quindi ad un certo punto non volevamo proprio sederci, io lo so, cioè mi dispiace, però io non voglio mai creare problemi, è tipo stata la prima volta che veramente mi sono lamentata, però non potete pretendere che tutti siano felici e contenti di star seduti assieme e io invece sto da sola. Quindi ad un certo punto ho detto no, ok, se io devo star seduta da sola per 11 ore, allora noi scendiamo dall'aereo, cioè aprite la porta e fateci scendere, fine. E poi è arrivato addirittura il pilota, cioè hanno chiamato lui perché ci siamo lamentati, ma cioè, non mi sembra giusto, ci cancelli il volo e poi mi fanno, beh guarda, se vuoi ci sono due posti assieme, però tipo uno dei due schermi, tipo la televisione non funziona, e cosa devo fare 11 ore, guardare i muri? Cioè, boh, non lo so, quindi alla fine il pilota si è rifiutato di aprire la porta dell'aereo per farci uscire, perché io gliel'ho detto già prima di salire sul volo, ho detto se non mi assicurate che siamo seduti assieme io aspetto un altro volo, non c'è problema, piuttosto aspetto 3-4 ore di più in aeroporto, cioè piuttosto parto domani, ma vi prego fateci star seduti assieme perché io ho paura, di solito non ci voglio stare. E quindi alla fine ci hanno detto no, il pilota si è rifiutato di aprire la porta e io continuavo a dire fatemi scendere e il pilota si è rifiutato, posso capire, perché una volta che chiudono le porte non le riaprono, e quindi alla fine ci hanno messo su questi due posti che sono proprio all'entrata della cabina di pilotaggio che è là, e devo dire che sono i posti migliori, quindi sicuramente non ci lamentiamo, ci avevano detto che una delle due TV non avrebbe funzionato, invece funzionano entrambe, quindi alla fine è andato tutto benissimo, mi sembra che comunque gli schermi funzionino, quindi in realtà non c'è nessun tipo di problema. Solito champagne che ti offrono subito, qui ci sono delle noccioline, copertina. Questo è il pranzo, c'è un'insalata con le noci, un po' di salmone affumicato con, credo sia cetriolo e formaggio, e poi foie gras. Buon appetito, buon appetito, buon appetito. Tutte grazie. E questo è il nostro primo, il risotto allo zafferano con gamberetti e una salsa al pesce. E poi ci sono formaggi francesi, questo non so che cos'è, questo è sicuramente il brie. E Tomas ha scelto lo stesso primo che ho scelto io. Pupetto mio, mancano 8 giorni e noi due siamo marito e moglie. Che bello. Dopo 8 giorni in Italia. E adesso? Qui c'è ancora 9 giorni. È vero, qui siamo ancora al 17. Comunque, il film Passenger mi piace molto, devo dire, sì, ci hanno dato anche le ciabattine, in business class si viaggia davvero comodi, quindi, però sono anche ridicolissima. E Passenger invece mi sta piacendo molto. Tipo la storia di questo tizio che sta su una navicella spaziale con un sacco di altra gente, ma sono tutti ibernati e stanno andando a vivere su un pianeta alternativo simile alla Terra, però più bello. Il fatto è che lui si sveglia 90 anni prima degli altri per un malfunzionamento del sistema di ibernazione, quindi lui adesso è da solo in questa navicella e sembra che ci rimarrà per altri 90 anni e quindi morirà di vecchiaia là, e quindi adesso voglio vedere che cosa succede perché è appena iniziato, però mi sta piacendo molto. E Tomas invece cosa stai guardando, pupetto? Io sto guardando invece un cartone animato di tempi remoti, La Bella e la Bestia. Che bellissimo, però è bellissimo, è bellissimo. Sì. E questo è il dolce, ci sono tre piccoli pasticcini, una pallina di sorbetto al lampone e poi un po' di frutta. Abbiamo dormito un po'. Buongiorno pupetto. Buongiorno. E adesso stiamo per fare colazione, che questo qua sono degli omelette ai mirtilli, una salsa alla vaniglia e poi un po' di frutti di bosco,
brioche, un po' di frutta, cioccolata calda, yogurt, marmellata e succo di frutta che già abbiamo bevuto. Buon appetito. Siamo atterrati, siamo tornati in Europa, siamo atterrati a Parigi e adesso abbiamo un paio d'ore fino al nostro volo per Venezia. E piove. E piove, forse però riusciamo a fare un po' di shopping. E, una cosa che volevo consigliarvi, anzi sconsigliarvi, è di viaggiare in business su un volo Air France, perché buttate i soldi, perché è molto meglio andare in premium economy per la stessa identica cosa. Ho i piedi stragonfi perché non sono riuscita a stendere le gambe e di solito in business il posto diventa un vero e proprio letto e questi invece no, avevano solo tipo il poggiapiedi che si alzava un po', però ho avuto per 11 ore i piedi comunque verso il basso e non è stato un volo comodo, quindi se magari qualcuno di voi sta risparmiando per prendersi i biglietti in business, non volate con Air France perché ci rimanete davvero male. Per decollare fuori piove, quindi il tempo a Parigi fa un po' schifo, ma stiamo per decollare verso Venezia. Decollati finalmente, tra poco saremo in Italia. E tu? Come mi chiami? Ok. E tu come mi chiamavi quando avevo paura nell'altro volo? Ma è questo? No, mi chiamavi Patata Alessa. Patata Alessa. Che poi guarda che stupidaggine la business nei voli piccoli, tipo da Parigi a Venezia, cioè sono praticamente uguali a tutti gli altri sedili dietro, solo che c'è una tenda che ci divide e un posto vuoto, che è solo uno spreco secondo me, è proprio una stupidaggine pazzesca e lo spazio, cioè, è uguale identico. C'è uguale identico. Sì, abbiamo solo questo sedile vuoto in mezzo e una bottiglietta d'acqua minuscola e questo è quanto, praticamente. Comunque, cioè, fa piacere volare con un panorama così bello, devo dire. Nebbia. Mi sono resa conto che non avevo chiuso il video, non vi avevo salutati, siamo tornati ieri sera, io mi sono addormentata, che non mi addormento mai, tipo mi sono addormentata, cioè nel senso non mi addormento mai sul divano, ma mi sono addormentata e poi sono andata a letto all'1 e mi sono svegliata oggi alle 16, quindi cioè il fuso orario è tremendo, ho dormito 13 ore, adesso non so stasera come farò a dormire, comunque abbiamo un sacco di cose da fare oggi, quindi volevo solo salutarvi, sperare insomma che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, i nostri video di Los Angeles, un bacio grandissimo e oggi manca esattamente una settimana al nostro matrimonio, quindi siamo a -7, so che anche voi state facendo il countdown, bacio e alla prossima!